Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi voglio darvi 4 consigli per mantenere bene la vettura nell'estate, perché ormai l'estate con temperature esterne di 37-38 gradi e diranno che la prossima settimana è ancora peggio, mette a dura prova la vettura, tutti gli organi della nostra vettura. Quali sono gli organi che vengono messi a dura prova? La batteria. La batteria è un componente ormai che è molto sollecitato. Perché? Perché nella vettura noi abbiamo tantissime centraline che assorbono corrente, condizionatore che assorbe corrente, di tutto e di più. Quindi le alte temperature o le basse temperature, quindi gli sbalzi di temperatura, non fanno bene alle batterie. Quindi se non vogliamo rimanere a piedi da qualche parte dell'Italia o dell'Europa o del mondo, o anche solo dietro al supermercato di casa, che poi è sempre comunque spiacevole andare a far partire la batteria con i cavi, porta dal meccanico e via dicendo, bisogna provare la batteria e si prova con un tester apposito da batterie. Quindi questo tester apposito ci dirà se la batteria, se è buona, se è solo da caricare o se è da buttare. Quindi affronterete l'estate che rimarrà tutta in un altro modo. Poi, cosa conviene fare? Conviene sempre controllare i liquidi, soprattutto olio e liquido di raffreddamento, che sia sempre al massimo livello, perché pensate che sotto questi cofani d'estate si arriva a delle temperature ben oltre i 100 gradi. Perché? Perché abbiamo radiatore del clima, radiatore di raffreddamento dell'acqua, il FAP, che adesso sono montati vicino a una testata, sia sui motori diesel che sui motori benzina, che per andare a fare la rigenerazione supera i 650 gradi, quindi qui sotto avremo delle temperature tremende. Quindi è sempre meglio controllare che sia tutto veramente a posto. Cosa dobbiamo anche andare a controllare? La carica dell'alternatore, che carichi giusto, perché è molto molto sollecitato l'alternatore, sempre per il discorso dell'aria condizionata che viene sempre messa a palla, quindi sempre al massimo assorbimento della corrente e sul riscaldamento dei cavi elettrici. Andate a controllare sempre che il compressore dell'aria condizionata sia a posto, che le pressioni siano a posto, questo lo possiamo fare, lo potete fare in qualsiasi officina attrezzata, e che soprattutto sia carico al massimo di gas, perché se c'è poco gas il compressore ovviamente lavora in condizioni non ideali e quindi avremo una maggior usura del compressore aria condizionata. Tenete a mente che un compressore aria condizionata mediamente costa dalle 350 alle 600 euro più manodopera, più ricarica clima, più lavaggio dell'impianto, quindi andiamo ad affrontare delle spese onerose, soprattutto stiamo al caldo, quindi vi potete trovare poi da un giorno all'altro che la macchina non raffredderà più. Un'altra cosa da controllare, che non controlla quasi mai nessuno, è il radiatore di raffreddamento e dell'aria condizionata, quindi il radiatore si trova qua davanti, se è pulito. Se dovete far smontare il frontale della vettura dal vostro meccanico, non è un problema, smontatelo, perché se il radiatore è sporco e pieno di sporcizia, il liquido del radiatore non si raffredderà. Il freon dell'aria condizionata non si raffredderà e quindi il compressore andrà di nuovo in down, quindi andrà di nuovo a soffrire. Perciò queste cose vanno controllate, perché ripeto, a temperature così alte è tutto molto più complicato. Un'altra cosa da controllare è la data di costruzione dei vostri pneumatici. Se avete dei pneumatici vecchi sotto la vettura, sostituiteli, perché in autostrada soprattutto andiamo a delle temperature di quasi 45-50 gradi dell'asfalto, la tela, la carcassa del pneumatico usurato, del pneumatico vecchio, anche solo di data, vi può dare dei problemi, può scoppiare da un momento all'altro. Io in questi giorni girando sono arrivati dei clienti con dei pneumatici del 2014-2015 completamente aperti. Quindi ricordatevi queste cose se volete avere comunque una bella estate tranquilla senza fare danni alla vettura. Se avete bisogno di fare questi controlli, ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o una mail a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80, così se dovete partire per le vacanze o anche solo farvi un giro qua intorno sarete tranquilli. Ciao a tutti, alla prossima.